239 posti letto complessivi, 163 stanze, 87 singole, 64 doppie e 12 accessibili per disabili. Un costo totale di 16 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri del restauro dell'ospedale militare, riconsegnato stamani alla città dopo una chiusura ultra ventennale ed un restauro durato più di 15 anni, con avanti e indietro aziende entrate in crisi e subentrate. L'intera operazione è stata illustrata con soddisfazione e persino con commozione dal rettore Fermeglia nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno contribuito al recupero dell'immobile, 8.865 metri quadrati di superficie totale. Qui assistiamo alla fine di una metamorfosi, una metamorfosi che ha trasformato questo edificio, che un tempo era un edificio di pena, un edificio in cui traspariva il dolore anche dalle pareti, e da oggi in avanti questo edificio sarà un edificio di gioia, un edificio in cui i nostri studenti, ma anche studenti che arriveranno da altre parti d'Europa e del mondo, potranno lavorare insieme per il bene della città. L'ex ospedale militare, come continuerà a chiamarsi, nelle intenzioni diventerà un campus per studenti ma anche per docenti e ospiti chiamati dall'università, insomma un'incubatrice di cultura e conseguentemente di libertà. Diventa un laboratorio di futuro, un laboratorio di libertà dove etnie diverse, dove mentalità diverse, dove culture diverse si incontrano senza scontro, semplicemente per progredire per il bene di tutti.